Di nuovo, buonasera a tutti. Oggi sono contento perché sono con Michele Finizio, che oltre ad essere un caro amico, è un sociologo ed è il direttore responsabile di Basilicata 24, un organo di stampa lucano, il nome stesso lo dice Basilicata 24, un organo di stampa telematico, che si caratterizza soprattutto per una mole di indagini di natura giornalistica e per una posizione, diciamo, diversa rispetto a tanti altri organi di stampa qui in Basilicata. Allora, Michele, a me interessano sostanzialmente in questa conversazione due aspetti della tua attività. Il primo è quello più squisitamente sociologico, perché noi siamo stati insieme l'anno scorso, durante la proiezione del documentario su Rocco Girasole, ti ricordi, sì? Sì. E lì tu hai fatto un intervento dove hai sostanzialmente tracciato quelle che sono le tue idee, sul lavoro, la libertà, i bisogni e il tempo. Anche perché noi viviamo in un momento storico in cui, il lavoro, inteso come nel senso novecentesco, è diventato inconcepibile a causa dell'automazione, a causa di tanti processi che sono, comunque, ora nelle mani delle macchine e della. Addirittura intelligenza artificiale, non so se tu stai sentendo parlare Eh sì. di intelligenza artificiale, della possibilità che ha questa nuova funzione addirittura di mimare o svolgere lavori creativi e artistici. Ecco, qual è la tua visione in merito? Allora, ti racconto un episodio. Io scrissi un libro su welfare nel 2005, però prima di scrivere quel libro avevo, come dire, andavo in giro a fare un po' di conferenze sul welfare e sul tema del lavoro sostenevo che dire che il lavoro dà dignità, come se le persone non avessero dignità alla nascita, per me era un problema. Ok? Chiesi alla platea chi da bambino sognava di fare il pulitore di Vespasiani. Ok? Dopo che qualcuno aveva, per così dire, fatto notare che tutti i lavori sono dignitosi, no? Vabbè, sono tutti dignitosi, allora qualcuno che da bambino sognava di fare di pulire i cessi, scusami, alzi la mano. Ok? Nessuno ha alzato la mano. E quindi ho detto che secondo me pulire i cessi non solo non dà dignità, non solo non dà un ruolo nella società, perché sai, il lavoro ti dà dignità, il lavoro ti costruisce un ruolo nella società, ma uno, perché la dignità tu ce l'hai dalla nascita, ok? Due, i cessi possono pulirlo, le macchine, le automazioni, i robot, ok? E adesso dirò dell'altro. Facciamo un altro esempio. Tutta questa manfrina sui ragazzi down, no? Facciamo finta, i ragazzi down, che per avere dignità, per essere integrati nella società, nella comunità, devono andare a friggere le patatine da McDonald's. Hanno visto. Ok? E chiedevo, spiegatemi perché per avere dignità ed essere integrati nella società bisogna friggere le patatine a McDonald's, che è un'azienda che inquina, che offre cibi spazzatura e che incassa i profitti. Cioè avere dignità, essere integrato in una comunità significa lavorare per qualcuno che intasca i profitti. Non mi sembra. Ok, di più, Simmel lo definiva bene il lavoro come lo conosciamo noi oggi, attenzione, perché in altre società o comunità, per esempio tra gli eschimesi, la parola lavoro non esiste, non è concepibile, non è concepita. E perché non esiste?
perché hanno una vita completamente diversa, è tutta lavoro, ma non è il lavoro che noi concepiamo, e cioè sudore, fatica, sofferenza, eccetera. Quando fai un lavoro che non ti piace, la maggioranza delle persone fa un lavoro che non piace. E perché lo fa? Lo fa per mangiare. Ok? Quindi un minatore che fa 8 ore in miniera farebbe volentieri a meno di stare 8 ore in miniera, no? Immagino magari così. Preferirebbe fare il musicista, il poeta, il pittore, però lo deve fare perché altrimenti non mangia. Quindi c'è un ricatto concettuale: chi non lavora non mangia, e questo è un paradigma che andrebbe assolutamente rovesciato. Ok, c'è di più: il lavoro è sempre stato concepito come un dovere, no? Vagabondo, sei un vagabondo se non lavori, devi lavorare, se no non mangi. Persino nella Genesi 19, punto, adesso non mi ricordo il punto della Genesi, quando lui dice: mangerai col sudore della tua fronte. Ok? Quindi è una punizione. Poi, mentre la religione laica neoliberista ha, come dire, conquistato tutti i terreni della vita, dall'economia, alla politica, alla cultura, quindi questa variante selvaggia del capitalismo, che cosa succede? Succede che il lavoro da dovere si trasforma in diritto. Quindi si trasforma, il lavoro si trasforma in diritto, e tutti vogliono, rivendicano il diritto al lavoro, ok? Ora, il lavoro alla catena di montaggio, 8 ore, me lo chiami un diritto? Lavorare in una fabbrica che produce mine anti-uomo e che fa saltare in aria bambini, donne, persone, è un diritto? Che tipo di rapporto c'è tra chi produce questi aggeggi mortali e il lavoro? C'è un rapporto contrattuale semplice. È una signora a cui ho chiesto: ma tu come ti senti in questa fabbrica che produce strumenti di morte? Lo faccio, è il mio lavoro, lo faccio per mangiare, e se non lo faccio io lo farà qualcun altro. Certo, qualche problema ce l'ho quando in TV fanno vedere scene di guerra un po' così, io cambio canale o spengo la TV. Beh, è corretto, è giusto, anzi, legittimo. Quindi sul tema del lavoro c'è ancora molto da discutere. Nonostante su questo abbiano scritto libri, fiumi di libri, tanti autori, addirittura uno dei primi a fare una specie di così, un pamphlet, ma molto ironico, sarcastico, sul lavoro fu Il genero di Marx, che fa in un suo libretto, credo datato intorno al 1800, se non mi ricordo, parte dall'antica Grecia, quando si diceva: con le macine finalmente le donne non dovranno aspettare il canto del gallo, finalmente saranno libere, eccetera eccetera. Stronzata. Ancora ai giorni nostri, con le tecnologie, le nuove tecnologie e l'automazione, produciamo esclusivamente disoccupazione e povertà. Certo, non puoi frenare lo sviluppo della tecnologia, anzi va favorito. Non puoi frenare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, certo va favorito, però il problema è sempre lo stesso: l'uso che se ne fa.
la proprietà dei mezzi digitali di produzione, la proprietà delle piattaforme, la proprietà degli algoritmi. E come due secoli fa, chi aveva la proprietà dei mezzi di produzione aveva il potere nelle mani. Oggi chi ha la proprietà dei mezzi digitali di produzione ha il potere nelle mani. Ed è anche un problema, quello dello sviluppo tecnologico, che riguarda il welfare. Nel momento in cui sostituiamo più gente, cioè più lavoro umano, con lavoro meccanico, lavoro robotico, chi compra i prodotti? E chi paga il welfare? I robot? No. I robot vanno in negozio a comprare quello che produci? Non credo. No, dovrà, ci saranno. Difficile più che altro. È difficile. E quindi c'è un altro problema, che è quello della redistribuzione della ricchezza. La produzione di ricchezza nel mondo, ma diciamo nel mondo occidentale, nell'ultimo secolo è cresciuta a dismisura. Ok. E i poveri relativi, quando dico povero relativo non mi riferisco al concetto dell'Istat, ok? Ma relativi rispetto al tenore di vita che si è costruito con il progresso. Perché tu eri povero in un modo 60 anni fa, sei povero in un altro modo oggi, diciamo diversamente povero, in relazione al tenore di vita medio, che è salito, ok, è cresciuto, e quindi anche i poveri sono diversamente poveri, ma non meno poveri. E qui bisogna stare attenti. Quindi, per chiudere sul tema lavoro, niente. Il mio punto di vista è che il lavoro, in quanto trasformato in diritto, è come dire, collocato in un meccanismo neoliberista, è la causa di tutti i mali. Punto. Il vero lavoro è quello scelto. Ok? Quindi c'è un problema di costruzione delle opportunità a partire dalla nascita delle persone. La ricchezza va redistribuita anche a favore di chi non fa un lavoro che non ha scelto. Ok? Perché il lavoro che non abbiamo scelto possono farlo e potranno farlo ancora di più nel futuro i soggetti dell'auto, cioè la robotica, i robot, la tecnologia, l'automazione. Ed è l'unico modo per immaginare un futuro in cui le persone siano più felici grazie al fatto che le macchine fanno il lavoro, secondo il concetto di Simmel, un lavoro che nessuno gradirebbe fare. Ok, non è un vagabondo. No. È un essere umano che ha la dignità. La storia cambia, le strutture sociali ed economiche cambiano, mutano, e quindi anche le persone devono adattarsi, ma non in un contesto, in un quadro di subordinazione, devono adattarsi in un quadro di liberazione. Quindi tutta la politica e il sindacalismo di un certo tipo oggi non fanno altro che tutelare quello che ormai è diventato un diritto, ma che era un dovere, di tutelare le persone nei loro luoghi di subordinazione, nei loro luoghi in cui non vogliono esserci e ci sono perché devono mangiare. E anche quelli che ci sono ormai, lo dicono tutti, che hanno, come dire, esercitano questo diritto al lavoro, sono comunque poveri, mediamente poveri, perché 1200 euro o 1300 euro di un metalmeccanico, insomma, ci fai poco, no? E quindi dovremmo immaginare movimenti politici e sindacali che abbiano come scopo principale, come finalità, come traguardo
anche utopico se vogliamo, la liberazione delle persone dal lavoro non scelto, la liberazione delle persone dalla subordinazione, l'autodeterminazione anche nell'attività del lavoro. Pensiamo all'artigianato di un tempo, no? C'è una grande differenza tra l'artigiano e l'operaio alla catena di montaggio. Non devo spiegarlo, ma è evidente. Basta rifletterci un po' su. Quello era un lavoro che qualcuno, che anzi, molti sceglievano, avendo delle attitudini, delle doti, delle capacità creative, e quindi il prodotto, non voglio fare il marxista, però il prodotto era un esito della creatività, del piacere di fare quella cosa lì, ok? Quindi l'orizzonte dovrebbe essere liberare le persone dalle condizioni di subordinazione e diciamo anche di sfruttamento e di schiavitù, ok? Perché con le rivendicazioni moderate, con le rivendicazioni come è accaduto in questi giorni alla Stellantis di Melfi, i sindacati che hanno firmato l'accordo, non mi capisco. Che accordo è? Un accordo che non garantisce alcunché. Come quando ottennero i 10 minuti in più per andare al bagno. Ma stiamo scherzando. Siamo ancora nel Novecento. Quindi, uno dei problemi oggi, quello più immediato, senza guardare all'orizzonte, è: ragazzi, provate a rinunciare ad una parte dei profitti, perché questa corsa al profitto è una delle, come dire, condizioni critiche, fortemente critiche, delle condizioni di milioni di persone. C'è un bel libro di, non mi fa pronunciare il nome, un filosofo coreano naturalizzato berlinese, Bruce Wan. Il libro si chiama Perché non è possibile la rivoluzione? E spiega benissimo. Sì. Infatti, oggi siamo in una situazione che va nella direzione opposta a quella che io e da altri, come dire, immaginiamo. Vedi, tornando un attimo al lavoro, quando fai un lavoro che ti piace, tu usi il verbo essere. Sono medico, sono musicista, sono artista, sono un pittore. Vedi, il reddito di cittadinanza, no, lasciamo stare, chiudiamo il lavoro, eccetera. Sul reddito di cittadinanza c'è da dire questo. Il provvedimento originario aveva un problema. E cioè che attraverso il reddito le persone avrebbero trovato lavoro. Questo era l'errore di fondo. Perché non era strutturato in quel modo, e poi il mercato del lavoro in Italia è una specie di bazar, ok? E poi chi poteva, c'era gente che non avrebbe mai trovato lavoro, infatti sta ancora lì, c'è gente che avrebbe potuto trovare un lavoro, ma in un mercato del lavoro fatto in un certo modo. Quindi quella parte fallimentare è questa, ma non perché è fallimentare perché il provvedimento non è corretto, perché l'obiettivo che si è dato è sbagliato, è stato sbagliato l'obiettivo, mentre l'unico obiettivo è dare un reddito alle persone che non ce la fanno, che sono povere, punto, glielo devi dare, punto.
il divano, tutto. Sì, tutta... No. Ok, c'è il diritto fondamentale, che non è un bisogno, che è quello di mangiare. E non glielo puoi togliere a nessuno. Né puoi sostituirlo con la carità, l'elemosina, la filantropia. Quello che succede adesso. Problema, è un problema dello Stato. Ok? Quindi, la ricchezza aumenta, ok? E potremmo anche permetterci di redistribuirla una parte alle persone che non ce la fanno. Un altro problema di misure come quelle del reddito di cittadinanza è che, secondo me, è un reddito basso. Niente. Una elemosina, come il salario minimo. Cioè, il salario minimo, che cos'è? È un altro cedimento al sistema neoliberista. Perché non il salario giusto? No? Ci sono dei problemi. Adottare continuamente misure di cosiddetto contrasto alla povertà, per certi aspetti, mette i poveri, i reietti, le classi subalterne in un angolo. Non li trasforma in soggetto politico. Non fa in modo che assumano la coscienza politica delle loro condizioni. Vedi, Scotellaro, ci viene in aiuto, Rocco Scotellaro, lui aiutava i poveri, lui divideva il suo pane magro con gli altri che non potevano mangiare, ma non li aiutava e basta materialmente. Riattivava i poveri, i subalterni vanno attivati, altrimenti li tiene in una condizione di subalternità costante. Quindi attivati che significa? Renderli protagonisti di una azione anche radicale, capace di trasformare il presente, capace di trasformare le loro condizioni e insieme le condizioni di tutti. Quindi, se tu continui con la carità, l'elemosina, la filantropia, il panettone a Natale, la colomba a Pasqua, il pasto, che fai? Fai bene, perché la gente che non può davvero mangiare deve mangiare, ma sono azioni tampone, di emergenza, non possono essere, come dire, il metodo, perché in questo modo che succede? Che le potenzialità di ribellione di milioni di persone vengono anestetizzate, ci metti il sonnifero e questo fa comodo al sistema neoliberista. Perché? Perché fa in modo che ci sia l'ordine pubblico, che non ci siano disordini. Tieni lì calma questa gente, così non mi rompe le scatole. Ma non deve essere così. La storia ce lo insegna. Oggi avremmo bisogno, anche se in forme e con strumenti diversi, perché la situazione è profondamente cambiata, di un nuovo autunno caldo come quello dal 69. Là c'è stata una svolta, oggi c'è bisogno di altre svolte, che non si ottengono col riformismo debole, che non si ottengono col moderatismo da salotto, che non si ottengono mandando in onda salotti televisivi in cui persone che non hanno mai conosciuto la povertà parlano sui poveri, dei poveri. Ma un povero lo possiamo vedere in queste talk show, le loro esperienze le possiamo sentire sui palchi dei comizi, possiamo fare in modo che ci arrivi qualcuno che quella condizione di subalternità la vive, la sperimenta, la conosce. Scotellato,
e come dire, i contadini, gli analfabeti, i poveri di allora, Scotelmeier li ha fatti diventare protagonisti. Loro si sono conosciuti e riconosciuti attraverso Scotellaro, e Scotellaro si è conosciuto attraverso di loro. Quindi non solo pane, ma pane ed emancipazione allo stesso tempo. Certo, certo, senza orizzonti di emancipazione e di liberazione delle persone dalle condizioni di indesiderabili di vita, di vite non dignitose, non cambia nulla. Vorrei approfittare di questo spaccato anche proprio di Rocco Scotellaro, perché c'è un'operazione più o meno in corso in questo periodo, cioè la Mondadori che ha pubblicato il libro di Rocco Scotellaro, però ha tolto tutte quante le considerazioni della mamma di Scotellaro, cioè come una specie di... No, qua tu ti riferisci al libro curato da Franco Vitelli, tutte le opere di Scotellaro. Di Scotellaro, sì. Allora, sì, non c'è... Io dico questo, cioè non c'è magari il tentativo di una ricostruzione più oleografica del personaggio, cioè che esce fuori dal reale significato di lotta di cui abbiamo appena parlato. Dico, c'è questo rischio in questo tipo di operazione? Ma, guarda, Scotellaro è stato sempre tirato per la giacchetta, da molto, naturalmente, dopo la morte, da chi lo voleva poeta e basta, da chi lo voleva politico, scrittore e basta, di chi lo voleva sindaco, poeta, da chi lo voleva politico. Guarda, allora Vitelli è quello che ha tenuto in vita per certi aspetti con le sue opere, ma non soltanto lui, tanti, però è anche uno di quelli che ha fatto dei danni a Scotellaro. Questo libro qui è un libro contiene tutte le opere, tranne alcuni pezzi, come per esempio il racconto della madre, che è importantissimo per chi vuole, però è stato anche quello che ha curato la ripubblicazione di È fatto giorno, con la Terza, mi sembra, nell'80 e qualcosa, adesso non ricordo, tenendo fuori, cioè una ripubblicazione delle poesie fatto giorno, così come sono entrate nell'editore nel 56, credo, quando la curò Carlo Levi. Carlo Levi fece un lavoro di rifinitura, di aggiustamento, cioè quel libro poi vinse il premio Viareggio, ok? Perché, come giustamente dice Giovanni Caserta, se non erro, il libro non è quello che esce dall'editore, è quello che entra. Anzi, non è quello che entra dall'editore, è quello che esce. Quindi Vitelli che operazione ha fatto? Ha preso quelle poesie così come erano, grezze, no? Scritte anche di getto, e le ha ripubblicate facendo un danno. Questo volume, l'opera, tieni conto che a dicembre scadono i diritti, scadono i diritti su Scotellaro, quindi ci saranno anche degli inediti, credo, ancora in giro. Però devo dirti, quel libro, io l'ho letto, niente, è la somma di tutte le opere di Scotellaro, con dei commenti mediamente accademici, ma senza, come dire, l'anima di un orizzonte, ok? Freddo. E Scotellaro, nell'autore c'era un orizzonte. Pinco Pallati, solo gli accademici per tanto tempo, tenendolo, lui aspirava ai piani alti della letteratura e questi l'hanno tenuto. Sempre tiravano i piedi a tenerlo nei piani bassi, tant'è che tra Puglia, Campania e Basilicata, oltre Scotellaro, sì. Insomma, poi è neorealista, è crepuscolare, fatto sta che questo dibattito non è servito a nulla, fatto sta che
tra gli autori della letteratura del Novecento che si studiano a scuola, Scott è là. Non c'è. Michele, passando invece all'attività di Basilicata 24, volevo chiederti qual è, visto che il vostro è un giornale d'inchiesta anche, ci sono state molte inchieste nel tempo, qual è l'inchiesta che vi ha tirato via più tempo e in qualche modo vi ha fatto anche, cioè vi ha portato anche, non lo so, a battervi con situazioni difficili più di altre? Cioè, se c'è... Noi proviamo a fare un giornalismo che si chiama slow journalism, lento. Sì. Perché per dare un prodotto di qualità ci vuole tempo. Le inchieste, per esempio, richiedono tempo, tutte. Poi è chiaro, ci sono alcune che richiedono molto più tempo, altre un po' meno tempo, ma quasi tutte richiedono un lavoro lungo. Ecco perché non riusciamo a farne una al giorno o una settimana, anche perché abbiamo mezzi scarsi e giornalisti pochi, siamo una piccola redazione. E quelle che ci hanno creato un po' di problemi, anzi alcune anche molti problemi, nel tempo sono l'inchiesta sui rifiuti. Stiamo parlando del 2012, eravamo nati nel 2011, che portò all'arresto di alcuni imprenditori e abbiamo avuto problemi. Poi l'altra inchiesta, quella su San Carlo, l'ospedale San Carlo, dove in cardiochirurgia morì questa donna calabrese e un medico confessò testualmente: l'abbiamo uccisa deliberatamente, e fece molto scalpore anche a livello... Qui abbiamo avuto tanti guai che ancora stiamo, diciamo, affrontando. Dopo, questo è del 2014, quindi dopo più di 9 anni stiamo ancora. Poi quelle sull'eolico. Sull'eolico selvaggio abbiamo avuto e stiamo avendo problemi, perché devi sapere che in questa regione fare giornalismo d'inchiesta non è assolutamente facile, anzi è complicatissimo. Anche pericoloso, sì. Sì. I poteri in questa regione sono molto articolati, si separano e si aggregano all'occorrenza. Quando si aggregano non ce n'è per nessuno, a meno che tu non hai, come dire, la forza di non solo resistere ma di fare una controffensiva, che è quello che proviamo a fare noi. L'inchiesta perché è importante come forma di giornalismo? Perché non solo fa conoscere dei fatti all'opinione pubblica che altrimenti non conoscerebbe, ma perché fa riflettere l'opinione pubblica su alcune situazioni, ambienti che apparentemente sembrano addirittura da imitare, ma che in fondo sono invece da allontanare e direi anche da disprezzare. E da combattere. Soprattutto da combattere. Naturalmente siamo pieni di querele, siamo a fare udienze giorno sì, l'altro pure, in diverse procure, a volte siamo assolti, a volte archiviati, una volta anche condannati da un mafioso per aver diffamato un mafioso. Tarantino, non di qua, okay. E però abbiamo fatto appello perché non è possibile, mentre ci condannavano il mafioso veniva arrestato perché aveva incendiato un bosco per costruirci delle cose, non lo so. Quindi per dirti,
c'è un problema di libertà di fare giornalismo libero. Forse siamo l'unica realtà in questa regione, e direi non solo, abbiamo tanti amici in giro che fanno lo stesso lavoro nostro in altre testate, abbiamo dei collegamenti, delle reti, eccetera. Però in Basilicata credo questa sia stata un'iniziativa editoriale che si è affacciata sul panorama editoriale lucano, un po' straccione, un po' servile, se vogliamo dire, ai poteri, che ha adotto degli equilibri. Infatti noi non siamo molto simpatici, siamo tanto antipatici a tante persone, ma se volevamo essere simpatici nascevamo clown, sì, o qualche altra cosa. È un lavoro complicato e difficile, soprattutto se hai non hai le risorse, perché noi sopravviviamo esclusivamente di pubblicità indiretta, neanche diretta. Pubblicità diretta ne facciamo pochissima, non sappiamo perché, forse perché anche il mondo imprenditoriale è anche imbarazzante per qualcuno fare pubblicità, le imprese locali, pubblicità su questo giornale. Viviamo di pubblicità indiretta della rete in cui siamo. Scusa Michele, ma perché tu credi possa esserci anche una forma di corruzione ambientale? Nel senso che cioè la vostra attività di inchiesta scomoda per diverse soggettività anche di potere possa arrivare anche a scoraggiare magari eventuali imprenditori che vogliano sostenere la vostra... Il fatto sta che da ormai siamo qui da 12 anni, dal 2011 ad oggi, ad agosto facciamo 12 anni pubblicità dirette di imprenditori locali, si possono contare sulle dita di una mano. Questo posso dire. E invece per quanto riguarda l'opinione pubblica, anche la donazione dei lettori qualche volta ci aiuta, che è molto, come dire, io dico non solo sul piano economico, dico anche sul piano del sostegno morale, ma del sostegno anche in termini di attenzione e lettura del quotidiano. Avete sentite un sostegno da parte di almeno di un pezzo di opinione pubblica? Ah sì sì, no, noi siamo in piedi forse soltanto per questo motivo, perché comunque abbiamo la pretesa di fare un'operazione pedagogica, culturale. Noi nel 2017, per la seconda volta, perché l'altro sondaggio è di questa società di sondaggi, non mi ricordo quando c'è stata, però l'ultima è del 2017, commissionata dal Consiglio regionale, non da noi, che ha indagato su quale fosse la testata online su cui i lucani si informano. Basilicatamente. Beh, noi stavamo sopra l'Ansa, ok, al primo posto Basilicata Net, che è il sito istituzionale della regione Basilicata, ma non è un giornale, sì, è un aggregatore di notizie. Sì. Quindi noi, per quella società... Di certo non è un soggetto indipendente. No, però non è neanche una testata giornalistica, no, diciamo. È un ufficio stampa, è un aggregatore di notizie istituzionali. Quindi noi nel 2017 eravamo il primo quotidiano, giornale, testata online in Basilicata. Dal 2017 ad oggi siamo sempre lì, nel senso che le punte che abbiamo avuto delle punte fino a 160.000 utenti giorno di media. Un giorno, non di media. E poi ci siamo sempre attestati più o meno sui 40.000 utenti. Sono risultati importanti per una regione che ha meno di 600.000 abitanti, siamo sui 580.000, 90.000 abitanti, sì, sì, sono numeri importanti. Essendo un online, sai che può, viene letto non soltanto in Basilicata, ma può essere letto ovunque.
quindi negli Stati Uniti, dai Lucani soprattutto, nel mondo. In Europa dai Lucani soprattutto, però siamo su questa media, a volte scendiamo, a volte saliamo, ma questo è, diciamo, il... Per cui è un giornale molto letto. E allora ci chiediamo perché un imprenditore che sa fare l'imprenditore, la pubblicità la fa sui giornali letti, non sui giornaletti. Sì. Così. Ma questo purtroppo di notizie ci oppure, lascia supporre che ci siano comunque dei condizionamenti proprio ambientali rispetto, perché io seguo abbastanza Basilicata 24, soprattutto quando si tratta di fare un po' di ricerca su casi insomma più delicati, perché non è perché stiamo insieme, stiamo facendo un'intervista, ma effettivamente su altri organi non trovo le informazioni che mi servono, ecco, diciamo così, quando si tratta di inchieste importanti, quando si tratta di questioni legate all'ambiente, perché noi in Basilicata abbiamo la questione del petrolio, dell'eolico, che insomma sono questioni grandi rispetto alle nostre in proporzione. Su le multinazionali del petrolio noi abbiamo scritto molto e sì, continuiamo a scrivere. E non è una passeggiata. Per scelta etica non facciamo pubblicità alle compagnie petrolifere, rinunciando in questo modo a delle risorse cospicue. Sì. Abbiamo anche avuto delle offerte, le abbiamo rifiutate perché forse siamo un po' pazzi. Non facciamo pubblicità gaming, scommesse online. Sì. Avete una linea etica? Sì, sì, un'etica nostra sulla pubblicità, quindi anche questo ci penalizza un po', no? Però questa è una scelta, non possiamo prendercela con nessuno. Ho capito. Volevo andare a concludere con questa domanda. Michele, ma voi avete mai pensato al cartaceo? Noi, quando siamo nati, nell'agosto 2011, siamo nati con una testata online e un settimanale di inchiesta cartaceo in edicola. Queste locandine e quelle che stanno dall'altra parte sono locandine che venivano affisse nelle edicole quando usciva il numero il sabato del Basilicata 24, giornale di inchiesta su carta. Sì. Il 2013 abbiamo chiuso quello cartaceo, quel settimanale cartaceo, per i costi eccessivi, per il boicottaggio eccessivo anche delle edicole. Delle edicole, sì. E a quel punto, vabbè, lasciamo perdere, trasferiamo tutto sull'online, tanto l'online è il futuro. E quindi abbiamo, però, le prime grandi inchieste sono su quel cartaceo, quella sui rifiuti è il cartaceo, quelle su Tota, di Fanghi, Tito, e sul cartaceo. Su cartaceo. Poi abbiamo trasferito sull'online dal 2013, fine 2013, tutte le inchieste. Allora Michele, questo è il tuo ultimo libro edito e disponibile in libreria, Basilicata, il bruco e farfalla. Di cosa tratta e perché leggerlo? Questo era un libro che avrebbe dovuto sollecitare un dibattito in Basilicata, e cioè un dibattito su i lati più oscuri della regione. Chi vuole conoscere la Basilicata anche nello specchio del brutto è tutto bello, però sai com'è? Se il positivo di cui la Basilicata è ricca, no? Di positività, non viene riflesso anche nel negativo, le energie di cambiamento non si sprigionano, cioè è come la batteria, no? La pila ha un polo negativo e un polo positivo. Se uno dei due poli viene
per così dire, disinnescato il flusso elettrico, non produce energia. Ok, l'esempio è molto banale, però è così che funziona. Se gli ostacoli non li conosci, non puoi neanche superarli. Se tu vedi tutto bello, il brutto cresce senza che nessuno se ne accorga. Ed è fatto, lo devi vedere, lo devi conoscere per combatterlo, per superarlo. Non so se sì, è chiarissimo. Quindi questo è un libro di una raccolta dei migliori editoriali selezionati da noi fino al 2020, che raccontano una Basilicata che magari molti pensano ma non dicono, e noi lo diciamo. Ma si può dire che quella Basilicata, diciamo, di enti subregionali, di sì, imprenditoria, diciamo, un po' legata in maniera non troppo pulita ad ambienti politici, di gestione della sanità di un certo tipo, di gestione del territorio, dell'ambiente di un certo tipo, negativo intendiamo. Il libro tratta questo, immagino. Cioè, è una messa di editoriali. Sì. Le ombre nella politica, le ombre nell'economia, le ombre nella gestione delle risorse, le ombre nella... Quindi non un ritratto oleografico. Perché no. io dico questo, io leggendo Basilicata 24 posso tranquillamente dire che questo libro in parte l'ho già letto, perché sono le editoriali di Basilicata 24, che però fino al 2020 effettivamente mi risulta, io registro quello che tu mi dici, perché su Basilicata 24 noi possiamo trovare sia la promozione del bello dal punto di vista culturale, dal punto di vista artistico, paesaggistico, archeologico, certo, eccetera, però troviamo anche un'analisi talvolta spietata, come giusto che sia, di processi e fenomeni che non fanno bene alla collettività, che non fanno bene all'economia, che non fanno bene a quei concetti anche di libertà e giustizia di cui abbiamo parlato all'inizio dell'intervista. Ti sembra una sintesi perfetta? Che, no, più che altro è importante per chi ci sta ascoltando, ecco, e magari può essere interessato a leggere questo libro. Io ve lo consiglio, perché sono un lettore di Basilicata 24, e ringrazio tantissimo Michele per avermi concesso questa intervista qui in Conversazioni. E ti dico, Michele, mi riservo di richiederti un'altra intervista anche in futuro, perché questi sono eventi, sono fatti che sono in itinere, poi la prossima primavera si voterà per le elezioni regionali, e secondo me è meglio avere a disposizione sulla rete, tra Basilicata 24 e altre iniziative, un po' più di informazioni. Va bene. Okay. Grazie Michele. Ciao. Grazie a tutti e alla prossima puntata di Conversazioni. Ciao.